Sul terreno di casa impregnato d'acqua, il Como ha costretto al pareggio i campioni d'Italia della Juventus, che pure erano riusciti a passare in vantaggio fin dal secondo minuto di gioco con un perfetto colpo di testa di Colina su punizione battuta da Campi. Dopo questo inizio brillante, che sembrava preludere ad una facile passeggiata dei bianconeri, il Como, la cui generosità era su quel terreno avvantaggiata rispetto alla riconosciuta tecnica degli avversari, ha preso in mano l'iniziativa del gioco. Le avvisaglie di un imminente pericolo Zoff le aveva quando era costretto a deviare in angolo questo colpo di testa dell'onnipresente Contolà. Il pareggio giungeva alla mezz'ora appena trascorsa. Una lunga azione davanti all'area juventina, poi Fontolan alzava la palla sulla corrente Pozzato e Zoff era battuto. Al 18° della ripresa il Como coronava un buon periodo passando in vantaggio. Su angolo battuto da Correnti, Fontolan anticipava Zoff in uscita aerea ed era lì. Era il momento migliore per il Como, che avrebbe potuto segnare ancora se Zoff non avesse chiuso tempestivamente la via a Pozzato. All'ultimo minuto, per una punizione a tre quarti campo del Como, Cucurello, servito da Capello, faceva partire un gran tiro che, deviato anche da Fontolan, si insaccava nella rete di Rigamonti. 2-2. Delusione dei comassi, che avevano ritenuto il fischio segnale della conclusione dell'incontro, e il tripudio dei bianconeri.